È una mano? È una faccia? È Chris Smalling. Thomas Müller nel mirino dei nerazzurri e la Roma sta per ingaggiare uno svincolato? Ciao a tutti, buon venerdì e ben ritrovati su una nuova puntata di One Football News. Partiamo. Beffa per la Roma che pareggia 1-1 dopo essersi visto segnato un calcio di rigore al 92esimo per fallo di faccia. Eh sì, perché l'arbitro ha visto un contatto in aria tra il pallone e la mano di Smalling, mentre in realtà il pallone ha colpito il volto del giocatore. E il rigore di Stindl ha permesso al Borussia Mönchengladbach, attuale capolista di Bundesliga, di pareggiare conti dopo il vantaggio siglato da Nicolò Zaniolo nel primo tempo e dopo un gol annullato a Dzeko per fuorigioco. Nel frattempo la dirigenza giallorossa sembra essere interessata a muoversi sul mercato, e sì, perché come sappiamo tutti, sta facendo fronte a una grande emergenza infortuni, soprattutto in mediana, dove ieri Fonseca ha dovuto schierare fuori ruolo Gianluca Mancini, che nonostante tutto ha disputato una partita interessante. La Roma sarebbe infatti vicina a ingaggiare l'ex Manchester City Jack Rodwell, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con i Blackbird. Nelle prossime 48 ore il giocatore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche, a cui la Roma farà particolare attenzione, visto che il giocatore ha subito diversi infortuni in carriera. Il mediano 28enne ha giocato gran parte della sua carriera con l'Everton. Ha fatto anche due stagioni al Manchester City, dove però non è mai stato titolare. Rodwell fu nazionale inglese a 20 anni, però dopo quell'esperienza la sua carriera entrò in declino. Chi ha guardato su Netflix la docuserie Sunderland Till I Die forse se lo ricorderà. Allora Rodwell percepiva uno stipendio smisurato per il livello della squadra, ma era fuori rosa e rifiutava ogni trasferimento, scegliendo di mantenere il livello salariale a costo di stare fermo ai margini della squadra a soli 26 anni. E ieri è stata beffata anche la Lazio, che subisce la sua seconda sconfitta e rimonta di questa Europa League. In vantaggio al 40esimo con un gol di Lazzari al Celtic Park di Glasgow, viene raggiunta al 67esimo e all'89esimo subisce il gol decisivo. Ora la Lazio si trova al terzo posto nel girone, dietro Celtic e Cluj, mentre la Roma, nonostante il pareggio, mantiene la vetta del gruppo J, grazie alla vittoria del Başakşehir sul Wolfsburg. Da segnalare anche il pareggio 1-1 tra Porto e Rangers, la vittoria 2-0 dello Young Boys sul Feyenoord e la vittoria del Braga contro un Beşiktaş in crisi, ultimo nel girone ancora a quota 0. E la vittoria del Manchester United a Belgrado contro il Partizan. E piccola curiosità, per la prima volta il neoacquisto Maguire capitanava il Manchester United. Peccato però che nessuno gliel'abbia detto al giocatore, che l'ha scoperto solamente durante il lancio della monetina, quando è stato chiamato dallo speaker dello stadio. E anche se è successo 2 giorni fa, non possiamo fare a meno di parlare di Napoli e Inter. Tutte e due le nostre italiane hanno portato a casa un risultato positivo contro Salisburgo e Dortmund. I nerazzurri se la godono e si coccolano un Candreva rinato e un grande Lautaro. È lui il diamantino di Antonio Conte, che quest'anno ha trovato il modo di riscattarsi dopo una stagione all'ombra di Mauro Icardi e che ora è al centro del reparto offensivo interista. Da segnalare anche l'esordio del cucciolo nerazzurro Sebastian Esposito, che, come Zaniolo, che è solamente l'esempio più recente, fa il suo esordio in Champions League prima ancora che in Serie A. E prima di lui anche De Rossi e Cristante esordirono prima in Champions League, solo che poi dovettero aspettare 2 anni prima di farlo anche in campionato. E pensate che nella stagione 2002-2003 anche Cristiano Ronaldo esordì prima in Champions League che nella Primera Liga portoghese. E lo fece proprio contro l'Inter in una gara di preliminari di Champions League. E il Napoli invece vince a Salisburgo grazie anche a una doppietta di Mertens, che nella stessa partita pareggia e supera il numero di gol di Diego Armando Maradona per i partenopei. Ora però ne servono altri 7 per agganciare il miglior marcatore azzurro di sempre, Marek Hamšík. A segno con il gol decisivo anche Lorenzo Insigne, che dopo la rete corre ad abbracciare Carlo Ancelotti. Un gesto importantissimo questo, che va a segnalare la pace fatta fra i due dopo i diverbi delle ultime settimane. Tanto che dopo il match Ancelotti dichiara: "Non sono un mago, ma glielo avevo detto prima della partita. Non sapevo se avrebbe giocato 10, 20 o 30 minuti, ma sapevo che avrebbe determinato il match". E Domenico Berardi, l'attaccante calabrese del Sassuolo, rinnova il suo contratto fino al 2024. Questo vuol dire che il 25enne per i prossimi 5 anni resterà con gli emiliani, per i quali è diventato una vera leggenda. Complice anche il grande inizio di stagione di quest'anno, infatti lui al momento si trova secondo in classifica marcatori con 6 reti dopo Ciro Immobile a 9. È lui la nota positiva di questo Sassuolo, che quest'anno in realtà non è che abbia poi cominciato così bene. Infatti stiamo vedendo un Berardi completamente nuovo, fresco e rinnovato rispetto a quello che abbiamo visto dal 2012, quando è esordito in prima squadra, fino all'anno scorso. Sembra che Domenico Berardi abbia trovato il modo giusto di ottenere il massimo rendimento, passando dall'agire da perfetto solista, cercando sempre e costantemente l'azione personale, all'agire da vero membro di una squadra. Sembra aver capito il modo di sfruttare al meglio le sue qualità, dando il suo apporto totale alla manovra offensiva, guardando e aspettando i compagni, senza la furia di attaccare la porta come nel suo recente passato.
Quindi più che gol è proprio questa caratteristica che ci sta impressionando di più in questo inizio di campionato. Continuando a parlare di mercato, è di ieri la notizia che l'Inter sta intensificando il pressing sul tedesco Thomas Müller per cercare di portarlo a Milano nella sessione di mercato invernale. L'attaccante non è del tutto soddisfatto al Bayern Monaco dopo l'arrivo di Coutinho e di certo le parole di Hoeneß non gli hanno fatto chissà che piacere. Né lui né il suo entourage hanno apprezzato le parole del presidente bavarese che lo ha screditato dicendo: ogni volta voi giornalisti scrivete una cosa diversa, ogni settimana la storia cambia e in questo modo Kovac non è libero di fare il suo lavoro schierando il giocatore che ritiene migliore per quel ruolo. Se gioca Coutinho non gioca Müller e Thomas non può giocare esterno, non è capace, lo sanno tutti. Insomma, sembra che ora i nerazzurri vogliono provare a prendere la palla al balzo provando a sfruttare questo momento di sconforto di Müller e provare a portarlo a Milano già a gennaio. Però oltre a loro c'è anche il Manchester United che sta puntellando il giocatore. Riuscirà quindi Marotta a portare a termine l'impresa? Prepariamoci ora ad assistere ad una settimana fitta di impegni, perché oltre alla nona di campionato che andrà in scena domani, ci prepariamo anche al turno infrasettimanale con il primo fischio d'inizio martedì sera alle 19. Questa sera Verona-Sassuolo aprirà le danze, con gli emiliani che con una vittoria potrebbero agganciare i veronesi. Mentre domani Juve, Inter e Genoa affronteranno rispettivamente Lecce, Parma e Brescia. Sarà la prima dall'allenatore di Thiago Motta al Genoa, la squadra che lo fece esordire nel nostro campionato. Chissà come agirà dalla panchina e chissà se deciderà per un gioco aggressivo, come quando al Genoa partecipava da giocatore. E il 272, mi raccomando, non perdetevi il video di domani dove spiegheremo il famoso modulo di Thiago Motta. Domenica invece l'Atalanta proverà a difendere il terzo posto nella sfida contro l'Udinese, mentre il Napoli proverà il sorpasso contro la SPAL, terz'ultima in classifica. Il Torino poi proverà ad accorciare le distanze contro il Cagliari, momentaneamente al quinto posto. La Roma ciaccata di Fonseca invece ospiterà il Milan all'Olimpico, con i rossoneri affamati di vittoria che con il loro nuovo tecnico Pioli stanno cercando l'assetto giusto della squadra e quella grinta in più dopo il pareggio contro il Lecce. Fiorentina-Lazio invece chiuderanno la giornata domenica sera, attualmente a pari punti cercheranno a tutti i costi la vittoria per avvicinarsi alla parte alta della classifica. E poi, cosa guardare dei campionati esteri questo weekend? Domenica pomeriggio c'è la rivincita della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. I primi sono ancora imbattuti in Premiership, mentre la squadra di Pochettino sta affrontando un periodo di crisi. In League One occhio a Paris Saint-Germain, Olympique Marsiglia, mentre nella Liga l'Atletico Madrid ospiterà l'Athletic Bilbao e potrà, almeno temporaneamente, raggiungere il Barcellona in vetta con una vittoria. Il classico tra Barcellona e Real Madrid è infatti stato rinviato al 18 dicembre per questioni di sicurezza in seguito alle proteste che stanno infiammando la Catalogna. Cosa ne pensate del possibile affare nerazzurro Thomas Müller e siete d'accordo con il modo in cui la Roma ha risolto il caso faccia di mani a fine gara? Amici di OneFootball, fateci sapere cosa ne pensate voi nei commenti qui sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto schiacciando anche la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se vi è piaciuta questa puntata lasciateci un like e cliccate qui oppure qui per vedere gli altri contenuti che abbiamo pubblicato per voi. Per oggi è tutto, vi auguro un buon venerdì, un grandissimo weekend e ci vediamo lunedì.